Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in quarantena e sto ricevendo un botto di domande riguardante il fitness e di sicuro la più quotata è: come faccio a diventare massello? Semplice, dedizione, costanza e allenamento, ma soprattutto avere un personal trainer che ci guidi passo dopo passo verso il nostro obiettivo. Ma non è semplice trovarlo. Il nostro futuro allenatore, per essere perfetto, dovrà essere compatibile con noi e col nostro stile di vita. E per far sì che ciò accada, ci deve conoscere. Quindi oggi chiameremo un po' di PT online per conoscerli e per capire se sono gli allenatori adatti a noi. Ovviamente nel frattempo faremo qualche scherzo, ma questo è un dettaglio. Ragazzi, scegliere il giusto personal trainer è fondamentale. Una volta che avete scelto quello giusto, è tutto in discesa. La cosa fondamentale è seguire alla lettera quello che dice e mostra sui social. Pronto? Sì, buongiorno. Ho trovato il contatto in internet per il personal trainer. Sì, buongiorno, mi dica pure. Praticamente ormai sono già 2 mesi che sono a casa, no? E ormai se apri Instagram, internet, così sono tutti quanti con gli addominali, tutti sti muscoli, certo. E allora ho detto adesso voia, mi ci metto anch'io. Ottimo, almeno uno impiega in questo tempo, no, via, lo utilizza per fare un lavoro fatto bene su se stesso. Bravo, adesso forse magari è troppo, però tipo io, a me piace un botto The Rock, è presente The Rock? Mi invia direttamente un messaggio sulla pagina di Facebook, così le invio tutti i dati, le modalità di lavoro e poi se va tutto bene iniziamo a lavorare già da settimana prossima. Io ho preso l'elastico perché l'ho visto nei video sui fit influenzi, sì. Li seguo praticamente tutti. Però gli elastici in questo momento vanno bene in un programma di definizione. Quando poi bisognerà fare il lavoro di massa, quello bisogna farlo proprio in palestra. La massa di The Rock proprio. Per la prima parte, quella di pulitura per andare a vedere gli addominali. Che si screma un po'. Gli elastici. Esatto, e la dieta sono alla base del lavoro. Ecco, immaginavo. A proposito di dieta, perché io appunto vedo tutti quelli di internet, no, che mangiano solo riso e pollo, ma è così sempre, proprio obbligo? No, ogni persona ha diete diverse a seconda da dove parte, il tipo fisico, le modalità, le eventuali problematiche che ha, le alimentazioni sono davvero tante. Riso e pollo la fanno ormai in pochissimi. Lei mi fa tipo tutto il programma, no? Mi fa tutto il programma, sì. E io faccio, certo. Faccio il contrario, perché lei ha un fisico che fa schifo e allora io faccio il contrario così divento meglio. Che cazzo stai dicendo, coglione? Se tu hai fatto così ed è male, io faccio colà ed è meglio. No! Richiamiamolo subito perché è stato bravissimo e un grande professionista, lo richiamiamo subito. Dai, rispondi. Merda. Un personal trainer manipolerà il vostro corpo. Lui sarà il vostro Michelangelo e voi il loro David. La cosa fondamentale per farsi scolpire è quella di avere uno scultore con i giusti titoli. Pronto? Pronto, Federico? Piacere, Alessio. Allora, io ho cercato online un preparatore, un allenatore che facesse coaching online. Volevo sapere tu che percorso hai come allenatore. Ho fatto una preparazione a una donna che doveva fare il test ai vigili del fuoco. Ah. Attualmente sto seguendo una persona che fa motociclismo, poi ne ho avuto un altro mesi fa che faceva il militare. Che titoli hai? Io ho fatto la ISSA, International Science Sport Association. Ok. Che è una federazione italiana, riconosciuti in Europa, in Canada. Ah. Se ti fidi di quello che ti dico, sei in buone mani, i risultati li vedi, no? Ah. Ah, no, ma figurati. Ti preoccupare di quello che non hai nessun, non c'è da temere niente. Ma scusa, allora scusami, se ti faccio questa domanda, ma toglimi questa curiosità, perché tu sei un secco? Cioè, io ho visto le tue foto, non è che mi sembri abbastanza uno che sta sul divano più che un allenatore, e quello mi chiedevo. Quindi adesso questa chiamata qui la stai facendo perché vuoi farti seguire o perché vuoi fare, non lo so, mettere in dubbio qualcosa? No, è che no, io mi voglio far seguire, però mi chiedevo. Come hai visto questo, praticamente? Ho visto la foto, più che la ISSA direi SDM, secco di merda, cioè. Ah, ok. Quindi tu praticamente chiami uno che non conosci neanche e gli dici secco di merda. Secondo te è normale fare così? Allora, io non vado da un estetista se c'hai i peli sulle gambe, perché vuol dire che nella prima non curarsi non è capito? Non so se mi intendo. Ti sei fatto già seguire da me che dici queste cose?
Se vuoi facciamo così, tu mi segui gratis, se ci sono i risultati, se ci sono i risultati, visto che tu dici i risultati ci sono stati per tutti, ho anche le recensioni su Google, se vuoi andare a vedere. Le recensioni su Google. Non è che se tu stai le spalle sfondate a cannone come certi suoni che abbiamo qui su YouTube, vuol dire che sai le cose, vuol dire che ci dopi, ecco cosa vuol dire. Io mi alleno ma seguo i video di Danny Lazzarin e mi sembra uno molto preparato. Altro dopatone di turno, anche lui. Ognuno di noi si allena per un obiettivo ben preciso. C'è chi vuole aumentare la velocità, chi la forza, chi la resistenza e chi invece vuole solo piacere e piacersi di più. Per scegliere un buon personal trainer devi prima sapere qual è il tuo obiettivo. Pronto? Sì, pronto. Marco? Sì? Lei fa PT online, giusto? Sì, anche. Ah, perfetto, perfetto. Ho trovato il suo numero online e mi chiedevo se potesse darmi una mano nel percorso che sto affrontando. Io sono circa 2 anni che mi alleno per il mio sogno, battere un Guinness World Record nello specifico. Il mio preparatore purtroppo mi ha abbandonato con questa situazione di isolamento, non crede più nel progetto, dice che se non ci alleniamo vis-à-vis non si riesce a procedere. Quindi volevo capire se faceva schede anche specifiche per allenamenti di gruppi muscolari specifici. Sì, certo, va valutato appunto qual è l'obiettivo per poi poter lavorare nello specifico. La sua esigenza qual è? È svolgere un lavoro di rafforzamento, di forza, di resistenza su dei gruppi muscolari specifici. Grande gluteo, gluteo medio, gluteo minimo. Comunque gli stabilizzatori dell'anca. Esatto, gli stabilizzatori dell'anca, lo sfintere anale esterno e poi vorrei anche rafforzare la linea ileopettinea. Allora, l'obiettivo è un record di endurance. Bisogna sorreggere il più tempo possibile un disco olimpionico da 44 libbre in tensione muscolare senza ausilio dell'upper body, tutto il lavoro anaerobico. Sì. Esattamente come? Praticamente con l'ano. Cioè sì. Si attacca questa catena a questo plug anale. Si stringendo i muscoli, per quello anche lo sfintere esterno, i muscoli dell'ano, bisogna tenerla. Mi spiace, ma nello specifico non la posso aiutare. No, ma nel senso che non si sente, cioè non è preparato da questo punto di vista. La spaventa, non ha mai lavorato su sfinteri anali esterni? Sentivo che quando ho usato questo termine. Sì, no, è un lavoro specifico che in cui non ho esperienza specifica, per cui non mi improvviso a fare cose. No, certo, c'è anche una deontologia professionale. Ma se invece ci concentrassimo sullo sfintere anale interno? Salve, arrivederci. Non mi fraintenda, pronto? Sfintere anale interno, un attimo, io non mi arrendo. Pronto? Sì, buonasera. Credo sia caduta la linea prima. L'avevo chiamata per l'allenamento specifico. Non mi prendo per il culo, grazie. No, mi sa che c'è stato un fraintendimento, perché non l'ho io preso per il culo. Dovevo io prendere con il culo un peso. Un buon personal trainer deve essere professionale. Uno degli stereotipi più diffuso tra i personal trainer è che sono dei provoloni. Ci provano con tutti, ma è solo uno stereotipo. Anzi, spesso siamo noi donne a provarci con loro. Ciao, ciao. Ascolta, niente, io ti ho trovato così su Instagram mettendo qualche tag. Ti spiego in breve, posso essere molto schietta con te? Io avrei bisogno di un pacchetto di lezioni, è un regalo di compleanno per il ragazzo con cui mi sento. Sai che comunque questa quarantena ha rovinato il fisico di molte, molte persone, tra una merendina, il gelato e la torta. Prima aveva comunque un bel fisico questo ragazzo e adesso invece ha perso massa muscolare. Io comunque ho visto le tue foto, scusami se mi permetto, però tu hai veramente degli addominali, cioè wow. Mi piacerebbe. Grazie veramente tanto, ma prima si vedeva molto di più, adesso ricordo la vita. Quando facevo le gare. Anche a me piacerebbe che lui avesse degli addominali così. A me piacerebbe essere, cioè, proprio presa in braccio da dei bicipiti possenti come i tuoi, cioè. C'ha la pancetta e quindi, cioè, vorrei proprio fargli un regalo di compleanno e rimetterlo in forma. Ok, dobbiamo fare una ricomposizione corporea. Non si può staccare la testa e metterla sul tuo corpo, quindi dobbiamo accontentarci.
cioè in questo periodo proprio un pappamolla veramente, cioè ti giuro sono disperata perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte. No, hai ragione. In 2 mesi ha fatto una body transformation al contrario, cioè, cioè non so se hai presente, però si può immaginare. Ok, non mi prendere male, eh. In passato alcuni personal trainer mi avevano offerto il servizio soddisfatta o soddisfatta dal personal trainer nel caso la cosa andasse male. Tu lo offri come servizio? Ma in che senso? Ma c'è soddisfatta o soddisfatta dal personal trainer? Dal personal trainer. Ok, e cosa intendi? Spiegami. In quel senso. Guarda, mi dispiace, ma io sulla seconda non posso dirti di sì perché comunque sono fidanzato. Cavolo, ma è perché sono brutta? No, ma no, non è detto quello. Sono più brutta di lei? Perché sei innamorato. Quindi non è perché sono brutta, non è perché ho un brutto fisico. No. Non è colpa mia. Ci mancherebbe. Posso farti i complimenti? Posso farti i complimenti perché questo qui è un prank. Ma perché non lo immaginavo, perché sono andato a vedere un attimino che cosa fai, e ho detto ah, io credo che non mi registri. È un prank per il canale di Danny Lazzarin e i The Show. Sei stato bravissimo, complimenti. La tua ragazza è molto fortunata, devo essere sincera. Sei la speranza, la mia speranza nel genere maschile. Hai visto, beh, 1 su 10 si stanno a 6. Ma in realtà ti devo dire la verità, siete stati in molti a dire di no, almeno la metà. Sì. Va bene, ti ringrazio, scusa ancora. Ciao. Ciao, ciao, ciao. C'era la ragazza dietro che fa no, no, Danny su YouTube. Spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere like perché a 150.000 like abbiamo promesso a Danny che torneremo a fare scherzi in palestra, magari con lui, anzi sarebbe una bellissima collaborazione, magari nelle sue palestre, vabbè che lui è un po' troppo conosciuto forse nelle sue palestre, però ci inventeremo qualcosa. Prova a immaginarti il Dennuccio che fa gli scherzetti con i The Show nelle vie di Milano, è imperdibile. Posso ringraziare Danny per averci ospitato qui sul suo canale, anche se evidentemente a livello di massellanza la situazione è tragica? Ci tenevo anche a dire che sicuramente Danny sei più bravo tu a fare scherzi quanto noi nell'esecuzione della maggior parte degli esercizi, almeno di me sicuramente. Vi ricordo però anche che nel canale dei The Show gli scherzi continuano, anzi vi lascio anche qua uno spezzone di video, così vi ingolosisco. No, ma lei intende acqua in bottiglia, non l'acqua da uso domestico. No, no, esatto, l'acqua è quella classica per... Ah, da bere? Beh, non da bere, per gli allenamenti, no. Siamo in quarantena. Però Neste Lunga quando mi ha chiamato l'ho comprata adesso, 6 bottiglie. Fantastico, fantastico. Quanta ne ha presa? No, ne ho presa solo 6, tra l'altro frizzante. Gasata è un problema perché con il workout è difficile perché pesa la metà, perché con le bollicine di anidride carbonica il peso è dimezzato, non è 1,5 litri, non è 1,5 kg, ma sono 750 grammi e io sono grossotto. Ti è piaciuto? Bene, e allora sai cosa fai adesso? Vai sotto il video di The Show e commenta con massellanza. Facciamogli sentire la presenza. Ragazzi, se avete visto il video fino a qua, voglio lanciare un appello. Hashtag Danny, faccio una scheda. Scrivetelo nei commenti che ne abbiamo sempre bisogno. I get some bands and I get